Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti, abbiamo con noi un altro Don Andrea e sarà lui a parlarci di Dio attraverso la sua parola. Lampada ai miei passi è la tua parola, Signore, luce sul mio cammino. Dal Vangelo secondo Matteo. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Viviamo in un mondo che ci sembra essere sempre più complesso. Per descrivere la società, alcuni autori le hanno attribuito l'aggettivo di liquida, per esprimere che le cose cambiano oggi molto velocemente. Il futuro si tinge spesso di scuro e non stiamo certo vivendo in anni che potremmo definire spensierati. Vuoi per la pandemia, vuoi per la guerra, vuoi per il surriscaldamento globale. Ci stiamo abituando, insomma, a respirare una certa aria di incertezza e a sentirci dentro ad una tempesta. Eppure, penso che tutti abbiamo bisogno di sentirci al sicuro, abbiamo bisogno di stabilità, e questo è il riflesso di un bisogno ancora più profondo, che è il bisogno della salvezza. Per parlare di sé, Gesù ha utilizzato l'immagine della roccia al capitolo 7 del Vangelo di Matteo. La roccia è un qualcosa di stabile, è un qualcosa che regge. Possiamo cercare la salvezza ovunque, ma solo qualcosa che ha il sapore dell'infinito può darcela. Abbiamo nel cuore il desiderio di essere salvati, abbiamo nel cuore un anelito all'infinito, che solo in Gesù può trovare quiete e può non crollare in mezzo alle tempeste. Come scrisse Sant'Agostino, ci hai fatti per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti.